Salve a tutti e bentornati nel canale. Io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella mia community. Oggi andrò a parlare di quello che sta succedendo in questi giorni, era inevitabile. Diciamo che andrò un po' a braccio in questo video, non mi sono preparato niente, nessuno script, però voglio un po' parlarvi di ciò che sono i miei pensieri e un po' su questa situazione appunto che sta succedendo in tutto il mondo. Non vi voglio parlare di quello che sta succedendo, effettivamente ci sono tante persone più preparate di me, io voglio solo parlarvi di cosa penso di questa situazione e effettivamente non sono cose belle. Io penso che ognuno di noi ha dei sogni, ha delle aspettative di vita che ancora ha delle cose in sospeso, se così vogliamo dire. Ha dei cari, delle persone care, appunto, da cui tornare. E il mio pensiero in questi giorni, appunto, va alla situazione, appunto, in Ucraina. Soprattutto ai 1914, gruppo che vi ho sempre citato qui nel... Vi ho citato molto spesso in questo canale. E sì, sono ucraini e appunto il mio pensiero in questi giorni va proprio a loro, non solo a loro, diciamo, ecco. Però effettivamente ci penso tantissimo. E tutto è partito proprio da un post su Instagram dei Cannon & Fiber. I Cannon & Fiber che giustamente hanno detto: fratelli, vi siamo molto vicino, adesso lo vado a recuperare. Così ve lo leggo. Allora, il post praticamente è questo e dice: non voglio fare politica, ma con i Cannon & Fiber, ma appunto la situazione corrente che in Ucraina, data la situazione corrente in Ucraina, non posso essere d'aiuto. Non abbiamo imparato nulla dal passato. La lezione di storia non ci ha piantato in testa la crudeltà della guerra. La presunta rivendicazione territoriale è più importante della vita di migliaia di persone. Ho paura delle conseguenze delle parole di Putin. Temo la reazione della NATO. Ho paura della guerra. Abbiamo visto questo scenario così tante volte nel corso della storia umana. Non è mai finita bene. Siamo collegati in rete, siamo istruiti e abbiamo la conoscenza del mondo nelle tasche dei pantaloni. Non viviamo più nel 1914, correndo euforici con le spade alzate. In una guerra che non promette altro che morte e odio. I miei pensieri sono in Ucraina con i fratelli di 1914 e spero in una rapida soluzione al conflitto. Beh, io, signori, quando ho visto questo post, ho fatto: non è possibile, cioè effettivamente non servo io per venire qui appunto a dirvi che la guerra è brutta. Non serve la crudeltà e la brutalità dei 1914, del black metal, dei Cannon & Fiber, per farvi capire quanto sia cruda la guerra. Appunto, i 1914 e i Cannon & Fiber, come vi parlo sempre nel mio canale, fanno capire che la guerra è cruda e utilizzano il black metal appunto per far capire quanto sia malvagia la guerra e quanto sia dura, quanto sia appunto una cosa che porta solo morte e distruzione. Diciamo che, ecco, non è una cosa da prendere a cuor leggero. Non servo io per parlarvi del war metal, appunto, non sto facendo un video sul war metal. Non so se lo farò in futuro, sicuramente lo farò, affronteremo l'argomento, certo. Per farvi capire appunto quanto sia cruda la guerra, ci sono passati Metallica con Disposa Boliros, per esempio, mi viene in mente, o tutto Master of Puppets, per quanto riguarda la guerra, quanto sia brutta. I System of a Down sono scappati dal genocidio in Armenia. Vi posso citare veramente un miliardo di gruppi che sono contro la guerra e ce lo fanno capire appunto nelle proprie canzoni. E
Effettivamente la situazione è tragica. Non voglio fare quello che sta ampliando ancora di più la tragedia. Sono realista, vi parlo dei miei pensieri. Sarà che veniamo bombardati dai media, da tutto quello che sta succedendo. Per carità, ci può stare, ma effettivamente io vi sto solo portando quello che penso. Quello che penso è che se dovesse scoppiare una guerra, sicuramente non ci guadagna nessuno. Ma ricordatevi sempre, e come vi dico, come dicono sempre i system in BYOB, perché andate i poveracci in guerra? Certo, per Biden è facile dire fate questo, questo e quest'altro. Tanto non ci va lui in guerra, no? Giusto? Tanto sono i poveri che vanno in guerra. Lui basta che comanda, sta lì seduto sulla poltrona, fresco. Gli mancano quei. Lui la sua vita se l'è vissuta dall'alto dei suoi 80 anni e passa. A lui che gli importa? Dall'altra parte, tanto ci sono persone che hanno, come dicevo, sogni da realizzare. Hanno ancora una vita da portare a compimento, delle cose che ancora non hanno provato, che vorrebbero provare. Certo, se fosse successo qualche anno fa, diciamo che la situazione mia sarebbe stata: oh, che bello, scoppia la guerra, finalmente almeno facciamo finita questa vita che sta andando una merda, potrà andare ancora di. Sta andando ancora peggio, no? Effettivamente adesso mi rendo conto che tanti sogni che sto portando a termine, ecco, qui su YouTube, mi state dando una mano e ve ne sono veramente grato. Non finirò mai di ringraziarvi per stare ad ascoltare questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Io lo dico sempre a fine video, però ogni volta mi sento di ringraziarvi perché state dando un contributo a me che è veramente enorme. State finalmente, come dire, realizzando un mio sogno. Sogno che effettivamente potrebbe rompersi in qualsiasi momento potrebbe andare in frantumi, ecco, in qualsiasi momento se dovesse scoppiare un conflitto in larga scala. Vi ripeto, io non so se scoppierà un conflitto in larga scala e non saprò mai se possa scoppiare. Però quello che traspare dai media e da quello che da cui mi sto informando, ecco, Nova Alexio, Omega Click, comunque non seguo solo i telegiornali, io seguo anche persone molto più competenti, anche Geopop ne sta parlando con il suo canale che parla di geologia, ma anche di geopolitica. Quello che sta succedendo è qualcosa di veramente assurdo. E quello che voglio dire anche è che non so quanto la gente in questo momento storico abbia voglia di andare a morire per il proprio paese. Come dissero i Camelot su una loro canzone, mi sembra The Pendulum Fall, se non mi sbaglio, chi vuole veramente morire per salvare il mondo attualmente? Beh, ve lo dico io. Secondo me non c'è nessuno che voglia fare l'eroe per provare a salvare il mondo. Questo è un mio pensiero personale. Spero che comunque sia, vi possa tornare utile per confortare quante più persone possibili. Perché se io sono qui su YouTube è appunto per, non dico distrarvi, però per provare a portare un po' di tranquillità nella vita di tutti i giorni, perché so che è molto difficile trovare quel minimo di tranquillità per poter vivere una vita serena. Io sono qui per non per distrarvi, appunto, per non farvi pensare, ecco, appunto, a tutte queste cose brutte che stanno succedendo nel mondo, ma non solo, anche nel nostro piccolo, diciamo che succedono delle cose brutte che vogliamo dimenticare. E diciamo che
Il mio compito era questo, è questo. Io non volevo portarvi un video del genere, però so che sento di doverlo portare, è un po' uno sfogo mio e so che effettivamente voi che mi seguite potete capirmi a fondo. Quindi è proprio questo che volevo fare oggi. Detto questo, volevo anche leggervi il testo di una canzone del 1914 che in realtà volevo portare in un video, ma data la situazione, ve lo voglio leggere qui, in diretta, diciamo, in diretta. Diciamo che ve lo voglio leggere qua, visto che appunto stiamo affrontando l'argomento. Il testo è della canzone di. And, la canzone è appunto And Across Now Mark This Place, che appunto si chiama. Che in italiano è. E una croce adesso marca, diciamo, questo posto. Questa canzone è una lettera di un soldato che. Ha mandato appunto a sua madre e ci fa capire proprio la crudeltà della guerra. E adesso ve la leggo e la commentiamo insieme. Allora, cara madre, mi dispiace molto informarti che tuo figlio, il soldato A.G. Harrison, è stato ucciso in azione, diciamo sì, in azione, in missione. Durante la notte del 21° istante. La morte è stata istantanea e senza alcuna sofferenza. La società stava partecipando ad un attacco. La compagnia, ecco, stava partecipando ad un attacco. E la squadra di armi di tuo figlio era in una di queste, che avanzava contro il nemico. L'attacco ha avuto successo e tutti i cannoni raggiunsero e stabilirono nuove posizioni. Più tardi, nella notte, il nemico ha bombardato le nostre linee e un proiettile è caduto sulla pistola di tuo figlio, uccidendolo e ferendo un compagno. Era impossibile portare via i suoi resti e giace nella tomba di un soldato dove è caduto. Io e il CO e tutta la compagnia. Qui è un po' difficile tradurlo, sympathize. E ti siamo molto vicini per la tua perdita per la perdita del tuo figlio, per la tua perdita. Tuo figlio ha sempre fatto il suo dovere e ora ha dato la vita per il suo paese. Lo onoriamo tutti e confido che proverai un po' di consolazione nel ricordarlo. Il suo numero era 62732 di questa compagnia. Più tardi nella notte il nemico ha bombardato le nostre linee e un proiettile è caduto sulla pistola di tuo figlio. Questo praticamente è il ritornello. Con sincera simpatia, tua fedelmente, Guerra. Già. Non me lo ricordavo il finale in realtà, eh. L'avevo letta così per capire un po' di cosa si trattava. E vedere appunto che contenuto avrei potuto portare sul canale, che contributo avrebbe potuto portare sul canale questa canzone. Non l'avevo letta proprio a fondo. Quando avevo visto che appunto il ritornello finale era. Cioè, il finale era come ritornello, ho pensato che appunto fosse finita lì. Quanto pare no. Quanto pare. È un bel finale, brutto, brutto. E penso che questa canzone si commenti da sola. C'è veramente poco da dire. Come dicevo, i 1914, come i Cannon and Fibber, non sono persone che inneggiano alla guerra, bensì ti portano la dura verità, la dura realtà che è dietro la guerra. Proprio per farci capire questo. Proprio per farci capire
cosa ci aspetta se il mondo dovesse rientrare di nuovo in guerra. Immaginatevi che cosa dovesse succedere se appunto doveste morire in guerra e dovesse arrivare appunto una lettera del genere a vostra madre, o comunque non una lettera perché siamo nel 2022, ma comunque sia una chiamata. E dicono appunto a vostra madre: suo figlio è morto servendo il suo paese. Vabbè, signori, io concludo qui. Concludo qui. Non so, ci sono tantissime altre cose che avrei voluto dire, però cioè, mi sento di dover concludere qui questo video. E niente, ovviamente vi lascio con una info: il concerto al Traffic del 1914 ovviamente è rimandato, è arrivato appunto il la notizia mentre ero a pranzo. Calcolate che è il 24 di febbraio, è appena uscito il video su Elenio Nankalima e io sto registrando questo video appunto. Diciamo che effettivamente me ne frega poco, tra molte virgolette, del concerto al Traffic. L'importante è che i 1914 stiano bene. L'importante è quello. E come io ho scritto anche tra l'altro su Instagram, li ho pregati di stare al sicuro. Li ho proprio pregati. Signori, grazie per aver visto questo video fin qui. Grazie per aver ascoltato questo ragazzo e parlare delle proprie passioni. Ci si becca giovedì e con un nuovo video riguardante appunto la musica. Questa volta però riguardante veramente la musica. Signori, grazie di nuovo.